Jet, macchina che prende velocità, partiti in questo momento. Lo scatto di Regina e di Rumex che vanno a lottare per il comando, poi di fuori Ravaneo Spritz, quindi in corda a Ratzinger Lake. Rumex di Casei va in vantaggio, cerca di parcheggiare Regina for Glory, ma viene rimontata all'interno da Ratzinger Lake, così andava a scurvare addirittura in terza ruota Ravaneo Spritz, al quale la corsa si è parecchio complicata. 15 una frazione, la scelta di Andrea Farolfi è quella di provare ad andare dritto, ma viene contratto costantemente da Regina for Glory e si propone sul battistrada Rumex di Casei dopo i 400 di gara. Insiste al largo Ravaneo Spritz, frazione in 15.4 e passa all'ingresso della seconda curva. Rimane così scoperta Regina for Glory, all'interno della quale c'è Ratzinger Lake. In coda Rubinia Griff, preceduta anche dalla pariglia, composta da Leopard Yankee e da Remora Jet. Frazione in 15.4, si viene davanti alle tribune con Ravaneo Spritz leader. Lo seguono la coppia, composta da Rumex e da Regina. Prende gradualmente la via del largo anche Rubinia Griff, che però rimane in ultima posizione, preceduta anche da Report Yankee, che ha qualche problema all'imbocco della curva. Frazione in 16 scarsi, guadagna qualcosina di dentro Remo Ragetta al chilometro di gara, quando è sempre in vantaggio Ravaneo Spritz. 15.4 la frazione, si propone al largo Rubinia Griff, ma adesso trova l'anticipo di Remo Ragetta, che viene via prima di lei. Cala nettamente Regina for Glory al paletto di 1.200 e praticamente finisce fuori corsa. 15.6 la frazione, scappa Andrea Farolfi con Ravaneo Spritz, l'errore di Remora Jet. Intanto in seconda posizione numero 8 Remora Jet squalificato, e in terza il cordaiolo Ratzinger Lake. Addirittura l'arrivo ha piazzato un colpo notevole dal punto di vista cronometrico, 14.8 Ravaneo Spritz, ma lo rimonta palmo a palmo Rumex di Casei. Nel finale stretti, forse mantiene la meglio quello davanti, 1.16.1 la media del vincitore del chilometro. Ravaneo Spritz con Rumex di Casei attaccato qualche lunghezza più indietro, 4-5 lunghezze più indietro, a rivedere l'arrivo con Ratzinger Lake e Rubinia Griff che cercava di rimontarlo. 1.16.1 la media del vincitore del chilometro, probabilmente Ravaneo Spritz, ma dobbiamo rivedere almeno il replay, e comunque sarà il giudice d'arrivo a darci la conferma ufficiale.